la capacità di incoraggiare e di confortare. Capacità di incoraggiare e di confortare. Isaia capitolo 50. Isaia capitolo 50 è un'altra profezia messianica che descrive il carattere di Cristo. Isaia 54. Il Signore l'Eterno mi ha dato una lingua esercitata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Gesù Cristo aveva la capacità straordinaria di confortare, di sostenere con la parola lo stanco. Oggi il mondo è pieno di persone stanche, moralmente, oltre che fisicamente, moralmente stanche, sfinite, disperate. Un'altra volta Gesù, vedendo le turbe, vi ricordate cosa è detto? Ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, erano stanche, sfinite, abbandonate. Oggi la gente ha bisogno di essere incoraggiata, non ha tanto bisogno di prediche, che come predica si dà un senso negativo. Non mi fare la predica, per favore, dice il marito alla moglie, o la moglie al marito, o il figlio al padre, eccetera. La gente ha bisogno di comprensione, di essere incoraggiata, di essere ascoltata. Siamo capaci noi di ascoltare? Cristo aveva una lingua esercitata, sapeva ascoltare. O siamo capaci soltanto, o ci illudiamo di essere capaci di parlare? Parlare, 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 parlare. Logorrea acuta. Parlare continuamente. Oggi ci sono delle persone che parlano, potrebbero parlare per delle ore. Quelle batterebbero Cicerone o Demostene, eccetera, i grandi oratori di Roma e della Grecia antica. Abbiamo bisogno di ascoltare, ascoltare le pene di quelli che ci circondano ed essere capaci di parlare allo stanco. Cosa dire? Cosa diceva Gesù? Potremmo citare tanti esempi. L'esempio più grande è quello contenuto nel testo di Matteo, capitolo 11, vi ricordate? Matteo, capitolo 11, versetto da 28 a 30. Matteo, capitolo 11, dal versetto 28 al 30. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Gesù Cristo trovava persone 2000 anni fa aggravate dalle delusioni, aggravate dal peso del peccato, trovava famiglie disunite, trovava figli che lasciavano il focolare, la famiglia, trovava mogli che si erano separate dal marito, mariti che si erano separati dalla moglie, trovava degli orfani, trovava delle vedove, trovava la situazione che c'è nel mondo oggi. E allora oggi una religione di tipo forsennato, che voi conoscete, oramai tutto il mondo è pieno di religioni. Chi è che dice che il mondo è laico? In minima parte è pieno di religioni. Allora queste religioni
Io non so se voi vedete questi programmi che vedo io, c'è una denominazione religiosa, non cattolica, evangelica, non so esattamente la quale queste denominazioni o un gruppo di denominazioni hanno rilevato una stazione televisiva qui nel nord Italia e allora predicano per delle ore. E ci sono questi predicatori, in genere americani, e allora chi non capisce l'inglese ci capisce poco, ma il modo di... Poi sono quelli che parlano italiano, eccetera, no? Allora ci sono questi predicatori d'oltre oceano che mentre parlano, hanno lì il microfono, sembrano uno di quelli della televisione, e lì gridano e urlano e picchiano i pugni a destra e a sinistra, e fanno grandi discorsi, eccetera, eccetera. È un modo per esprimersi, ma io non credo che Cristo predicasse così, si comportasse così. E quando la gente vede e dice, non soltanto recepisce il messaggio, ma recepisce anche il modo con cui il messaggero dà il messaggio, è normale. La gente ha il diritto di fare questo. Si dice, ma potrebbero dare il messaggio anche in un altro modo. Oggi abbiamo intorno a noi un mondo stanco che ha bisogno di essere ascoltato, di essere capito e di essere consigliato. Questo faceva Gesù Cristo, era capace di rivolgersi a grandi folle, era capace di parlare con una persona, con due persone, con tre persone. Una capacità straordinaria. Il Signore mi ha dato una lingua esercitata per confortare. Ce l'abbiamo noi questa lingua esercitata per confortare? Dobbiamo essere in grado di confortare le persone. O pensiamo che la predicazione dell'Evangelo, come fanno tanti, sia spiegare le dottrine, e questa dottrina, e quell'altra dottrina, e le profezie. Certo, sono importanti le dottrine e le profezie. Voi sapete che ho dedicato tutta la mia vita allo studio intensivo delle profezie, delle dottrine. Ma non basta. Una persona che è stanca e sfinita non ha bisogno solo di dottrine, ha bisogno di qualcos'altro. Di cosa ha bisogno? Prego? Una parola di incoraggiamento, di conforto, una parola di speranza. Ci sono persone che hanno perso delle creature, il marito, la moglie, i figli. Cosa dire a queste persone? Aspetta che ti faccio una conferenza sull'immortalità condizionata, te la faccio vedere io com'è la cosa. No, la gente... non ha bisogno di, la gente ha bisogno di una buona parola, altrimenti schiatta questa persona. Dopo averle dato modo di parlare di questa persona e di aver dato modo di piangere, vi sono dei cristiani che dicono no, non devi piangere. Io non li ho mai capiti questi cristiani, non devi piangere, non li ho mai capiti questi cristiani. Ma Gesù cosa ha fatto davanti alla tomba di Lazzaro prima di resuscitarlo? Ha pianto, ma certo che ha pianto, perché Gesù è stato uomo con gli uomini, ha sofferto il dolore, ha sentito il peso dell'invidia, dell'odio che lo circondavano, ha pianto, e noi dobbiamo piangere con quelli che piangono ed essere allegri con quelli che sono allegri. Poi, quando la persona si è scaricata del suo peso, allora dire una parola. Coraggio, il Signore l'aiuterà a superare questi momenti. Gesù ha detto, io sono la resurrezione, la vita. Chiunque muoia, ma crede in me, anche se è morto, vivrà. Lei rivedrà suo figlio, sua figlia. Dire una parola di consolazione, di speranza. Non è scritto forse nell'epistola ai Colossesi, ai Tessalonicesi, consolatevi adunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi Cristo è la sapienza, ma la gente ha soprattutto bisogno di essere
capita perché ha un peso che è il peso del peccato sulla coscienza. Vi sono sempre più famiglie divise che hanno bisogno di un consiglio, e il Signore si serve anche di queste cose per fare capire che in questo mondo non c'è niente se non c'è Lui al centro della vita. Cosa c'è? Non c'è niente. Per avere una famiglia unita, per avere la forza di andare avanti, bisogna sapere andare avanti, sapere lottare. Oggi si pensa al divorzio come una grande conquista. Mo, che conquista sia, non l'ho mai capito io. Due si sposano, dice, beh, se va, se non va, c'è il divorzio, tanto, una grande conquista. Due che partono con quell'intenzione, partono col piede sbagliato. Ma il matrimonio è per la vita. Prima pensateci bene, poi non pensateci più. Prima pensateci bene, ma quanti fanno così? Pochi, una minoranza. Eccolo lì, ci si incontra e è tutto finito. Poi il matrimonio non dice niente e i figli pagano per tutti. Le spese che vengono sempre presentate. La gente ha bisogno di essere capita, di essere incoraggiata e ha bisogno di sentirsi dire no, hai fatto male a fare così, lo vedi? La parola di Dio dice che hai fatto male a fare così. Dovevi fare diversamente? Il Signore ti aiuterà. Abbi fiducia nella parola di Dio. Anch'io non conoscevo queste cose prima, ma adesso le conosco. Perché la colpa, fratelli, è sempre degli altri, è vero o no? Sempre degli altri. La colpa morì fanciulla, qualcuno ha detto, perché nessuno la volle. 4. Lo spirito di pace di Cristo. Lo spirito di pace di Cristo. Gesù Cristo disse, io vi do la mia pace. Non ve la do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Che differenza c'è fra la pace che dà il mondo, che poi non dà niente, dà la guerra, e la pace di Cristo? Cosa intende il mondo per pace? Intende guerra non guerreggiata. Ma quanti conflitti sono stati combattuti e vengono combattuti dal 1945 ad oggi, quando finì la Seconda Guerra Mondiale, quasi 50 anni fa? Centinaia. Perché dice io non vi do come il mondo dà, io do la mia pace? Perché Gesù Cristo dice così? Perché Cristo è la serenità, Cristo è il perdono, Cristo è la misericordia, Cristo è la bontà. E la pace del cuore, se volete, la pace dell'anima, è fatta di tutte queste cose. Mentre ci sono dei cristiani che sono sempre in ebollizione come una pentola, quelli non hanno pace. E siccome non hanno pace dentro, non possono dare pace agli altri. Cristo aveva la pace dentro ed era capace di dire agli altri che gli dicevano, ma Signore, non ti curi noi che noi periamo, ci sono le onde, c'è la burrasca, non vedi che andiamo a fondo? Ricordate la notte sul lago? E Gesù dormiva. Avranno detto, ma che maestro incosciente abbiamo seguito noi. Questo fa miracoli, guarisce i ciechi e gli zoppi e permette che andiamo a fondo. Svegliati, non ti curi noi, tu che noi periamo. E Gesù si sveglia, alza le braccia e dice al mare, stai calmo, e subito le onde diminuiscono. E poi dice a loro, uomini di poca fede, perché avete dubitato? E quelli tutti tremanti. Gesù dormiva perché aveva pace dentro, non era incosciente. Ma aveva a che fare con i suoi discepoli che erano tutto fuorché uomini di pace e mica distribuivano la pace così facilmente benché seguissero il Maestro, un po' come noi. Luca capitolo 9,
Noi conosciamo la teoria, però abbiamo difficoltà a applicarla alla pratica. Luca capitolo 9. Vi ricordate, Gesù era in viaggio verso Gerusalemme e a un certo momento deve attraversare la Samaria e la sera arriva lì, ha bisogno di alloggio, a quel tempo si andava a piedi e quando si arrivava stanchi, impolverati, affamati, assetati, eccetera, e ci sono i samaritani che dicono: no, niente, voi siete giudei, andate a Gerusalemme, niente da fare, qui alloggio per voi non ce n'è. Versetto 51 di Luca 9. Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione nel cielo, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme e mandò davanti a sé dei messi, i quali partitisi entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi? Ma egli, rivoltosi, li sgridò. E se ne andarono in un altro villaggio. Un'altra versione dice: voi che chiediamo fuoco dal cielo e li consumi, come fece Elia? È vero? Avevano già il versetto pronto. Oh, autorizzati. Elia aveva fatto questo, possiamo farlo anche noi. Solo che Elia lo aveva fatto in una certa circostanza speciale. Non addentriamoci nei particolari. Gesù li sgrida. Questi come erano chiamati, questi due? Figli del tuono. E ne detto in una dimostrazione proprio tonante di essere figli del tuono. Come mai erano così spicci, come si dice? Come mai? Eppure erano la scuola di Cristo. Anche noi, che noi siamo la scuola di Cristo. E non mi venite a dire, per favore, ma se noi avessimo visto veramente Gesù come i discepoli e avessimo avuto l'occasione di vivere come loro, con Lui, sarebbe diverso. Ma che diverso? Non è vero niente. Gesù ce lo abbiamo con noi. Io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Non è vero che siamo anche noi i figli del tuono? Anche noi abbiamo gusti sanguinari, anche noi abbiamo lì pronti i roghi dell'intolleranza se qualcuno non la pensa come noi, alle zac, si brucia. E poi parliamo dei nazisti che mettevano nei forni gli ebrei. Oh, questi qui avevano un carattere difficile, erano intolleranti. Non erano capaci di tollerare i gusti degli altri. Certo, avevano fatto una grande scortesia al maestro. Come siamo stanchi. E voi non ci date una stanza lì per dormire, dobbiamo andare sotto gli ulivi da qualche parte. Il testo dice: egli rivoltosi li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio. Lo spirito di pace di Cristo. Verso questi che gli aveva fatto una scortesia ed era il padrone del mondo. Va bene, riprendiamo la strada. E la strada significava fare altri chilometri, forse al buio. Ma non erano mica strade come quelle di oggi, erano dei sentieri dove si incespicava facilmente, o c'erano delle spine che si infilavano sotto un piede. Il nostro è uno spirito di pace. Ho uno spirito di guerra che abbiamo dentro di noi. Siamo concilianti o no? Siamo tolleranti o siamo intolleranti? E i posteri, l'ardua sentenza. Cioè a noi altri, le nostre coscienze, rispondere. E dobbiamo confessare che non sempre siamo concilianti. Non sempre abbiamo uno spirito di pace. Perché ci manca quella pace
che Gesù promette. Non ce l'abbiamo completamente. Ogni tanto il vecchio uomo, che non è morto, viene fuori e scalcia. Oh, come scalcia! Ma le nostre chiese, fratelli e sorelle, non possono prosperare, non possono aumentare se non, noi non siamo uomini e donne di pace, se non siamo concilianti, tolleranti, misericordiosi. Leggiamo Atti 9:31, un testo illuminante in proposito. Atti 9:31. Come crescevano le chiese del Nuovo Testamento? Così la Chiesa per tutta la Giudea e la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. E noi che ci domandiamo, ma come è? Con tutte le preghiere che facciamo, con tutte le campagne evangelistiche, i libri che distribuiamo, e con tutti i nostri mezzi a disposizione per evangelizzare, come mai non moltiplichiamo come vorremmo moltiplicare? Ma mi sembra che la risposta non sia così difficile. Non moltiplichiamo perché non abbiamo sempre la pace con noi. Abbiamo la guerra nei nostri cuori. Lasciamo perdere la guerra che c'è nel cuore del simile, guardiamo il nostro cuore cosa c'è dentro. Se noi non abbiamo la capacità di perdono, la capacità di tolleranza, la capacità di misericordia, la capacità di non vendetta, eccetera, eccetera, beh, noi non abbiamo pace. E lo rivela il nostro modo di agire. È inutile che noi diciamo sì, io amo. Io, ma che ami? Ami te stesso, le tue idee, i tuoi gusti, non vuoi mollare neanche di un millimetro come quel tale. Io sono così e sono così, e meno male che tutti non sono così. Quello con la testa di ghisa, diciamo, no? Meno male che non tutti sono così. Eccolo lì. La Chiesa si moltiplica quando c'è la pace. Un bambino non cresce fisicamente in modo sano, psicologicamente e spiritualmente in modo sano, quando in casa non c'è pace. Ci sono bisticci, ci sono botte, ci sono colpe, tutto quello che c'è, è così. Portalo dal pediatra, sì, certo, il pediatra incomincia, mancano le vitamine, dagli un po' di proton, dagli qui, dagli là, dagli pace a sta creatura, dagli pace. Una volta uno ha portato da un medico, un avventista, un mio amico, il dottor Frino, che è un pediatra di Genova, fratello di chiesa. E allora entra lì, dice, mi sembrava di essere a Milano, nel senso che c'era la nebbia di fumo. E il bambino tossiva la madre, tossiva anche il medico. Il medico subito spalanca le finestre e dice, ma scusi, ma come pretende che questo bambino sia sano se lei e suo marito continuate a fumare così? Spegnete quella roba, aria! E poi gli fece un piccolo studio biblico da bravo osservante della riforma sanitaria. I bambini hanno bisogno di pace per crescere, hanno bisogno di calma, di sicurezza. Alcuni uomini si portano dietro che cosa? Dietro nella loro vita, anche quando sono grandi, ho ricevuto confessioni di uomini di 70-80 anni che sono cresciuti con un complesso di paura, di inferiorità, un complesso di solitudine per gli errori dei genitori. Dobbiamo essere uomini e donne di pace. Beati quelli che si adoperano alla pace, dice Gesù Cristo. Beati. È così che possiamo essere figli di Dio. E andiamo avanti ancora nel nostro elenco, perché il tempo corre. 5. La capacità di perdono di Gesù Cristo. La capacità di perdono di Gesù Cristo. Gesù Cristo non si è messo a condannare i samaritani che non lo avevano accolto, ma non si mise nemmeno a condannare
i discepoli che li avevano condannati a morte, subito, così. E finalmente, numero 6, la sua fiducia in noi. Gesù Cristo ci chiede di amarci gli uni gli altri, di rispettarci gli uni gli altri e di essere tolleranti gli uni gli altri, gli uni verso gli altri, perché Lui ha fiducia in noi e noi dobbiamo avere fiducia gli uni degli altri. La vita cristiana non è possibile senza fiducia. La vita non è possibile senza fiducia. Io quando imbuco una lettera devo aver fiducia che, anche se le nostre patrie poste funzionano abbastanza male rispetto a quelle di altri paesi, questa lettera arriverà. Infatti mia figlia mi ha detto la lettera che hai scritto a Fiammetta è arrivata, malgrado tutti questi disastri che ci sono stati in Piemonte, la tua lettera è arrivata oggi. Ci ha messo 4 giorni a arrivare, ma insomma, date le circostanze, io l'ho imbucato e ho fiducia che sarebbe arrivato. Noi dobbiamo avere fiducia gli uni negli altri, come Dio ha fiducia di noi. Ed è sempre pronto a ricominciare con noi, anche se noi abbiamo sbagliato, anche se noi sbagliamo continuamente. E noi dobbiamo essere capaci di ricominciare ad avere fiducia gli uni gli altri quando sbagliamo gli uni verso gli altri. Altrimenti la vita cristiana non ci può essere. Senza chiuderci lì e fare come i muletti e incaponirci, eccetera. No, la vita cristiana così è una vita di isolamento psicologico, è una cattiva testimonianza verso gli altri. Il Signore Gesù ha fiducia di noi, che fiducia straordinaria. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, a avere potere di vita nella nostra lingua. È scritto: vita e morte sono in potere della lingua, e se noi continuiamo a ammirare sempre più profondamente, intensamente il carattere di Cristo che è il nostro modello, a poco arriveremo anche noi al traguardo che era davanti all'Apostolo Paolo, e non ci scoraggeremo per le sconfitte, ringrazieremo il Signore per le vittorie e andremo avanti avendo fiducia in Lui. Fino a quando Egli ritornerà, e questo giorno non può essere molto lontano. Che giorno straordinario quando finalmente noi potremo contemplarlo e potremo udire le sue parole, le sue lezioni che continueremo per tutta l'eternità. E potremo essere insieme a tutti coloro che adesso dormono nella polvere della terra, ma risusciteranno per ricevere anche loro il premio della loro fedeltà.